Ok. Eccola là. Ecco fatto. Due. Eccolo là. Due. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Martina, che è una ballerina di pole dance che purtroppo ha avuto un bel trauma durante una tecnica, insomma una forma, no? Sei caduta, mi pare di aver capito. Sì. Ok, fammi vedere una cosa, guarda, mettiti dove ci sono questi quadratini. Dammi le braccia, ma intanto vediamo se la stabilità effettiva delle tue, okay, delle tue arti inferiori è adeguata. Spingiamo in alto le braccia, sollevo una gamba, spingi tutto in alto, è già... Vedi che non funziona l'appoggio sinistro, dall'altro lato spingi e neanche il destro. Quindi sicuramente ci sono stati delle conseguenze importanti, certo, che dobbiamo attenzionare, perché in questo momento anche il rischio di farti ancora male è sinceramente anche abbastanza facile, ok? Okay. Quindi cerchiamo di risolvere e di riportare tutto nella norma. È proprio il sistema anche nervoso, ok? Della tua lombare, per vedere, okay, se è successo effettivamente qualcosa. Tu hai mai avuto sciatiche? No, mi tira solo a volte un po' questo lato, quindi, però... Diciamo qualche sensazione di dolore, sì, soprattutto a destra. Quindi. A destra, ok. Sì. Allora, segui un attimo quello che ti dico. Mantieni il piede così, okay, spingi all'interno, ottimo, spingi all'esterno. Guarda, aspetta, soltanto con il piede, resiste alla mia forza e qua ce la fai, ok? Alluce in alto, ottimo, spingi verso di me con la gamba, tutta, ok? Mantieni la gamba qui, resisti alla mia forza e qui non ce la fai, ok? Spingi in alto e qui non ce la fai neanche. Vedi che hai molta più difficoltà. Mantieni il piede così, resisti. Al contrario, resisti, ottimo. Alluce in alto, verso di me la gamba. Mantieni qui, resisti. Solleva, spingi in alto e qua ce la fai perfettamente, ok? Adesso dimmi una cosa, se io faccio così, senti uguale? Sì. Ok. Senti uguale? Sì. Ok, ottimo. Senti uguale? Sì. Ok. Senti uguale? Sì. Perfetto. E qua, pure, immagino. Senti uguale, giusto? Sì, sì, sì. Perfetto, è soltanto una problematica, diciamo, probabilmente di blocco, letteralmente, della vertebra. Ok, quindi metterò una bella luce infrarossi e stimolerò con questo piccolo percussore le radici delle vertebre che erano in difficoltà, ok? Come vedi non fa nessun male. Se io ti richiedo di respingere qui è super forte, spingi in alto, è già subito super forte. Pancia in su per favore, la testa un po' più in alto, guarda, ok, giù con le gambe. Dritta così per favore. Se faccio così fa male? No. Zero. Zero. Ok? Ottimo. Ma se vado dall'altro lato, vediamo se è successo qualcosa. Qua è male? Già tipo così inizia. Già comincia a dare dolore, ok? Vediamo se possiamo quantificare addirittura, insomma, una lieve disfunzione, insomma. Usiamo questo goniometro. Lascia. Allora, questa qui buona, tra virgolette, arriva fino ai 100 e passa gradi, ok? Siamo 102 sicuramente tranquilla, ok? Ok. Questa sinceramente come mobilità è uguale, identica, quindi non è tanto una problematica di quantità di movimento, ma effettivamente ti fa male se, sì, facciamo, sì, un movimento. Sì. Spingi, guarda, verso il tetto. Okay. Sì, benissimo, questo è forte. Muscolo psoas, spingi in alto, questo è molto forte, spingi verso l'esterno, spingi verso l'esterno, e qua già non funziona bene, spingi verso l'interno, ottimo, ruota un po', spingi in alto, forte forte,
Ok, non sono tanto gli adduttori, ci sono delle debolezze nel tensore della fascia lata, ok? Spingi verso l'esterno. Ok, no, questo il medio gluteo va bene, aiuto. Spingi verso l'esterno, ottimo, anche questo va molto bene. Non è tanto una problematica legata quindi all'aspetto, diciamo, dei glutei, apparentemente almeno. Piega un attimo la gamba. Era qui proprio che avevi dolore, sì. Ho ragione? Sì, sì, allora. Sì, sì. Potresti sentire un bel calore? Sì, di fatto. Esatto. Un secondo. Vediamo se già subito il muscolo è ritornato forte, spingi. Direi proprio di sì, ok? Detto questo, vorrei fare per te dei test. Siediti, fletti le gambe. Esatto, le mettiamo così. Aspetta che ti sistemo un po' la carta, grazie. Così, perfetto. Dai tutte e due le braccia. Spingi verso l'interno, così, resisti. Ok, dritta i gomiti. Allora, fai cadere, per favore, tutte e due le ginocchia a destra. Tutte e due, falle cadere verso di qua. Esatto, spingi. E qui già subito succede qualcosa di strano, giustamente non funziona correttamente. Fai il giro dall'altro lato, con le gambe, spingi all'interno, questa invece funziona molto bene, ok? Spingi all'interno, anche qui ci sono delle problematiche, quindi abbiamo un conflitto tra l'osso sacro e la cervicale stessa. Mantieni le gambe verso di qua, sentirai un piccolo click, guarda a sinistra con gli occhi, guarda con gli occhi a sinistra, ora guarda a me. Ecco fatto. Adesso se io ti faccio rimettere la testa così, mi dai le braccia, spingi all'interno e adesso funziona, ok? Mm-hmm. Ti posso chiedere di venire a pancia in giù, per favore? Certo. Ora ti faccio vedere una cosa. Se ti chiedo di resistere alla mia forza, spingi, ok? Questo muscolo è fortissimo. Se io adesso vado sulla base sacrale a destra, spingi in alto di nuovo e qui non funziona più, vedi? Improvvisamente. Se faccio esattamente la stessa cosa dall'altro lato funziona bene invece, è il test di prima. Ti devo chiedere, per favore, di prendere aria e trattenerla un attimo. Trattienila dentro, spingi e non funziona, trattienila fuori, quindi butta l'aria, trattienila fuori, spingi e invece qua si rinforza, ok? Quindi fissa qualcosa sulla sinistra, prendi aria, butta l'aria. Prendi aria, butta l'aria, prendi l'aria, butta l'aria, prendi l'aria, butta l'aria, stop, guarda davanti, adesso spingi e non cede più, lo vedi? Sì. Adesso ti voglio chiedere una cosa, quando sei caduta hai sbattuto un po' il coccige? Cioè un po', diciamo, sei caduta di sedere, giusto? No, sono... c'è questa zona qua. Comunque se hai sbattuto, ecco, questo sto dicendo. Ok, va bene. Allora voglio fare una piccola prova. Innanzitutto mi dai tutte e due le gambe, le uniamo, resisti alla mia forza, io cercherò di separarle. Mi devi evitare di farlo, di farmelo fare. E vedi che non ce la fai, sono debolissime, ok? Adesso ti chiedo, guarda, di mantenere le gambe così, in questa posizione, per favore. Adesso riportiamole dritte, resisti alla mia forza e sei fortissima, vedi la differenza? Ok, detto ciò, tutta la gamba, tutta quanta, il più che puoi, ok? Questa già si blocca più o meno, vedi, in una situazione in cui, non so, sembra che non vada tanto bene. Dall'altro lato invece va ora molto meglio, paradossalmente, ok? Ti faccio rivedere, vedi che qua si blocca molto più facilmente, non ce la fa. Ok, adesso facciamo un esperimento. Sollevala di nuovo la sinistra. Giù, solleva, ferma così.
morbida, morbida, morbida. Ecco fatto. Ho sentito pure il piccolo click. Sì. Adesso di nuovo solleva tutta la gamba e va molto meglio, lo vedi? Giù. Piega tutte e due. Se io faccio questo, guarda, da questo lato scende, ok? Da questo lato no, lo senti? Sì. Che ha molta più difficoltà. Quindi non era soltanto effettivamente sulla destra, ma si è creato qualche scompenso anche a sinistra. Sì. Ti chiedo di venire sul fianco verso di me. Rilassati. Pancia in giù di nuovo, per piacere. Dovrebbe andare ancora meglio, eh? La senti più libera, vero? Sì. Perfetto. Puoi vedere. E ora scendono tutte e due uguali, vedi? E c'era una problematica interessante da trattare sul sacro. Un bel respiro. Butta l'aria. Allora, l'occipita, quindi questo ossone posteriore della testa non è allineato, ok? Faccio vedere una tecnica assolutamente incredibile per sbloccare questo occipite e riportarlo in linea. Spostiamo i capelli, io mi metterò in questa posizione morbida, ecco fatto, ed è dritto e perfetto. Qui fa male, vero? Un po'. Sì, ti faccio vedere, mi dai le braccia? Dritta, dritta, così. Spingi verso il tetto, per favore. Ed è veramente debole, ok? Ora ti faccio vedere che è un problema dei piedi. Morbida. Rilassa. Ecco, fatto uno. Morbida. Rilassati. Eccolo. Dammi di nuovo le braccia. Dritta, spingi verso il tetto. E sei fortissima, vedi la differenza? Lascia morbida. Morbida, rilassa la testa. Vieni cortesemente sul fianco verso la porta di là. E dobbiamo andare a sbloccare le vertebre che abbiamo trovato all'inizio. Una e due, tieni così. Guarda, mantieni questa posizione. Eccole là, molto bene. Pancia in su, eh? Sollevare un attimo per favore il bacino, ok? Io posizionerò questo nella posizione più adeguata, ok? Aiutami soltanto per una questione di centratura, se ti senti bene dritta, perfetto. Giù. Il mio lettino è molto comodo a casa, per chi dovesse acquistare questo tipo di macchinario è un bene avere sempre, magari invece se sta su una superficie dura, una tovaglia da mettere sopra o sotto per una questione di comodità. Questa posizione ovviamente è super comoda, ok? Utilizzerò anche questo che si chiama, ti ripeto, Cordus Pro, e come puoi notare ci sono delle lettere che vogliono dire, in questo caso dorsale, L vuol dire lombare, C vuol dire cervicale, semplicemente perché in base alla posizione in che dobbiamo aiutare si possono posizionare appunto sui muscoletti e sfruttano la forma delle vertebre. Certo. È di sollevare l'aria tra più o meno questa, sì. Giusto? Vai giù, questo lo sentirai un po' di più sul momento perché i muscoli tendono a contrarsi, però in questo momento in pochi secondi già ritroverai subito armonia, lo senti già subito, sì, che sì, si è calmato tutto, perfetto. Questo allungherà i muscoli e con la stessa gravità aiuterà tantissimo. Quindi possiamo andare a testare. Vedi qui le ossa iliache, tu hai il lato destro leggermente più sollevato, sì. Ti chiederò di spingere in alto, probabilmente cederai, spingi, e infatti è così, ok? Se io metterò anche dei cunei, mentre Cordus e Sacrus stanno lavorando per noi, ok, con la gravità, ma metterò adesso dei piccoli cunei per aiutare il bacino anche a posizionarsi nelle lateralità, spingi in alto e adesso ritorna tutto forte, ok? In più possiamo creare una trazione, okay. Dimmi dove, quando senti che la mia trazione arriva, dove ti fa male. Lo sento. Già lo senti, perfetto, respiraci di sopra, respira.
finché non calma subito la paura. Senti per caso che diminuisce il fastidio? Piano piano sì. Perfetto. Respira, continua a respirare finché non smette proprio. Diminuito di molto, vero? Sì. Molto bene. Possiamo andare avanti nel trattamento, piega le gambe e testiamo altre piccole posizioni. Servono un po' per stabilizzare, ok? Dammi le braccia, spingi in alto, questa non ti serve, apriamo un pochino i piedi, così, spingi in alto, non ti serve, andiamo all'interno, spingi in alto, non ti serve, posizioniamo, guarda, una e due, spingi in alto, non ti serve neanche questa, ottimo, non c'è niente di particolare, così, spingi in alto, e questa invece ti serve, vedi che cambia la sì. Forza. Manteniamo questa posizione per qualche minuto. Aspettiamo qualche secondo, solitamente 15 secondi proprio, vediamo un po' già se spingi, è già finita, molto bene. Uno e due, adesso tolgo i due cunei. Bisogno. Adesso spingi in alto, vedrai che sarà tutto forte, non ci saranno debolezze. Ti chiedo di sederti cortesemente, grazie. Perfetto, dammi le braccia un secondo, spingi in alto, ottimo. Mi devi fare solo una cosa, appoggia solo i denti l'uno con l'altro, senza stringere. Spingi in alto e non hai niente di particolare, puoi scendere. Andiamo dall'altro lato. Rimani su una gamba. Spingi in alto e adesso vedi no, non c'è di più, dall'altro lato spingi e non c'è di più neanche qui. Per completare il nostro lavoro farò una tecnica che serve per stabilizzare l'equilibrio e anche per valutare se ci sono ancora memorie di trauma a livello soprattutto del cammino, ok? Quindi ti chiederò di ritornare a pancia in su, aspetta che sistemiamo la carta però, via. Bella distrutta. Eccoci qua, mettiti a pancia in su. Ok, perfetto. Allora, ti chiedo, guarda, di darmi sia la gamba, vedi che il braccio, spingiamo in alto, tutte e due, qui va benissimo, spingi in alto, qui pure, ottimo. Vediamo se l'equilibrio è adeguato, manteniamo questa posizione, cerchiamo di chiudere, vai. E qui cedi subito, ok? Cerchiamo di chiudere. E anche qui, quindi già abbiamo una seria difficoltà nell'equilibrio anteriore, ok? Te troverò questi due punti che sono uno e due, che faccio vedere sullo scheletro. Come stavo dicendo, sono proprio dei punti che si chiamano punti di riflessi cloacali, li chiamano in questo modo in kinesiologia applicata, sono proprio sopra esattamente le ossa pubiche, quindi al di sopra ovviamente della parte pubica e in questa zona qui, ok? Uh-huh. Sopracciliare. Quindi andiamo a stimolare, troviamo l'osso, la parte anteriore superiore dell'osso, esatto qui, e andiamo a stimolare. Questa stimolazione dei riflessi cloacali ti permetterà immediatamente di avere l'equilibrio, no? Mancante in quella. E il test che ti ho fatto prima sarà assolutamente negativo. Eh? Ok. Stop. Posso la nostra amica colonna di ridarmi il braccio e la gamba, mantieni così, chiudi e adesso vedi sì, super forte. Vedi? Attenzione, chiudi. Sei fortissimo. Vediamo se ci sono anche quelli posteriori però. Spingi per aprire. Vai, dritta, dritto al ginocchio. Spingi in basso tutte e due. Tutto anche la gamba giù. Questo è fortissimo. E vai per aprire. Vai. Ottimo. Tutto perfetto direi. Puoi venire in piedi. Sì.
qui un attimo, davanti a me al solito, ti chiedo di darmi le braccia, ok? E ti facciamo un ultimo test, fai proprio un test di squat, dove letteralmente vai giù come uno squat, mantieni la posizione, spingi in alto le braccia, no, vai giù, mantieni giù, spingi in alto le braccia e subito scendi, vedi? C'è qualche, chiaramente, cosa ancora da sistemare per essere perfetti, perfetti. Vieni per favore, qui davanti a me, girati dall'altro lato. Opla. 1, 2, 3, 4 e 5, stop. Benissimo, ti faccio stancare, ti faccio lavorare. Vieni per favore di nuovo lì. Davanti a me, dammi le braccia, fai lo squat, mantieniti, spingi in alto e adesso non cedi proprio per nulla. Perfetto. Siediti un secondo dall'altro lato. Qui. Controlliamo se è tutto perfetto anche in cervicale. Qualcosina la possiamo sistemare. Morbida. Dammi le braccia. Ottimo. Dritta. Piega. Fai respiro, butta l'aria, rilassa. Ok. Giù. Un bel respiro, butta l'aria. Non hai tanti blocchi qui, bene. Meno male, sì. Vieni pure in piedi, eh? Direi che il nostro trattamento è finito, sei veramente perfetto adesso. Grazie cioè, mille. Va bene? Grazie per aver scelto il mio spesamento. Dammi per favore le braccia, le mani aperte, con le dita aperte per favore. Tienile forti forti, non mi farei vincere, io cercherò di chiuderle. Ok, adesso stringile forte, ottimo. Adesso dammi le braccia, spingi tutto in basso, in alto. In alto, lascia, di lato, ottimo, qui non c'è niente di problematico. Fammi vedere una cosa, giriamo la testa di qua, la testa gira abbastanza bene da questo lato, anche di qua, diciamo che non ci sono grossi blocchi. Vediamo un pochino, mantieni questa posizione e questa, spingi in alto, ecco qua, questo è il primo problema, cervicale alta a sinistra, gira tutto, spingi, questa sarà forte. Dammi dall'altro lato, metà, spingi in alto, questo è forte. Spingi in alto e questo è debole, ok? Ma neanche tanto, devo dire, più che altro proprio qui. Allora faremo un piccolo click, guarda solo con gli occhi, in alto a sinistra, adesso in basso a destra e sentirei un click. Ecco fatto, hai visto? Adesso cortesemente morbida, andiamo a compensare, eccolo qua. Spingi con la tua testa verso questa mano, ok? Ruotala, sì, brava, 1, 2, 3, lascia tutto morbido, morbido, ecco andata, già, hai visto? Adesso ti faccio mettere a pancia in giù, per favore, Asia. La testa qui, grazie. Allora, liberiamo un po' questi muscoli e ecco fatto. Non ci sono grosse cose, girati sul fianco verso di me, piega questa gamba, così, 1, 2, mantieni per favore questa posizione. Morbida,
Cezzo. Solleva la testa per favore, togliamo un attimo i capelli, eccoci qua. Questa è una bellissima trazione che faremo, ti sentirai subito molto meglio. Faremo una piccola trazione in questo modo e a un certo punto tiro leggermente più forte, ma totalmente tranquillamente, ok? Respiro, butta l'aria, rilassa il collo e tirerò più forte adesso. Ecco fatto. Potresti aver sentito anche un bel clicchino, vero? Seduta, verso di là, grazie. Oh, guarda com'è libero il tuo collo, lo vedi? Ok. Spalla, morbida. Molto bene, e ti metterò anche qua, due nastri che si chiamano kinesio tape, ok? Si usano ormai spesso negli sportivi, ok? Li potrai usare semplicemente anche sotto la doccia, non fa niente. Li metterò io stesso proprio sulla tua cervicale, ok? O meglio sulle tue spalle. Metti proprio, fletti la testa cortesemente, esatto. Ottimo. Ok, direi che il nostro trattamento è finito. Vieni pure in piedi. Ti sentirai realmente da subito molto, ma molto meglio. Grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima.
Per fuori a pancia in su, così cerchiamo di dimostrare qualche cosa. Allora, posso chiederti, Olga, la mano un attimo? Certo. Spingi verso di me, ok? Allora andrò a controllare questa disfunzionalità. Spingi, così dovrebbe essere debolissima, infatti. Lascia un attimo, spingi. Ok, così invece è fortissima. Sto facendo delle piccole stimolazioni. Allora guarda, mi dai un attimo qui e mi fai, lascia, dei respironi. Respira, butta, respira, butta, respira, butta, stop. Gira la testa di qua, ok, di qua. Allora, uno, guarda solo in alto a sinistra. Ora guarda in basso a destra e senti il click. Eccolo là. Perfetto. Adesso scusami un po'. Guarda in alto a destra. Guarda in basso a sinistra. Eccolo là. Correggiamo qui. Respiro. Butta l'aria completamente. Prendi aria. Butta l'aria. Prendi l'aria ancora una volta. Butta l'aria. Eccola là, perfetto. Pancia in su, grazie, per favore. Ordine. Il ginocchio morbido, sporchiata. Eccola là, ce n'è sempre qualcuno in più. Pancia in su. Allora, ti preparo un attimo i muscoletti per fare una tecnica che ti aiuterà un po' a
sbloccare in allungamento questa cervicale. Aspetta, intanto questa c'è qualcosina morbido. Spingi contro il mio dito, ruota, sì, uno, resisti, due, lascia morbida, lascia, eccola là, fantastica, vero? Solleviamo la testa, aspetta che spostiamo anche i capelli. Dimmi se dà fastidio alle orecchie o da altre parti. No. Va bene? Un bel respirone. Butta fuori l'aria. Sentire un piccolo creep. Oh! Che dolore! No, no, è sì. Oh. Questo aiuta a allungare tutto. Bene. Mi dai, guarda. Una e due. Mantieni forti le mani sulle spalle. Fai un respiro. Butta l'aria. Ok. Sei abbastanza libera adesso, eh? Molto bene. Fammi vedere un attimo il bacino, pancia in giù. Esatto, come avevamo visto prima. Fai un respiro, butta l'aria. Sei abbastanza. Si riscalda adesso, ok? Questo si chiama Theragun Pro Plus. Rilascia i muscoli così velocemente che... Fa male qui, vero? Eccolo là. Sì, questi fanno sempre male. Questo è molto meno. Molto meno? Quasi non lo sento. Allora, qualcosina c'è,
Ok, lo liberiamo perché questi sono tipiche ossicina che danno fastidio poi alle spalle, paradossalmente, e tu ci credo o no? Eccolo là, infatti va subito bene. Possiamo togliere questi due. Vediamo se è bastato, ok? E non è bastato, ok? Quindi c'è ancora una difficoltà, ok? Leggerissima a sinistra. La correggerò in un modo inedito, ok? Utilizzando il mio attivatore, ok? Ci sono delle sequenze ben precise. Utilizzerò delle sequenze ben precise. Eccoci qua. E adesso è tutto perfetto, ok? Non lo fosse stato ancora, avremmo visto anche altre strutture, ok? Ma non ce n'è stato neanche bisogno. Ti posso chiedere di sederti, per favore, verso la porta, grazie. Ok. Oh, innanzitutto, come puoi vedere, qua non c'è più il dolorino che c'era prima, eh? Ho ragione. Sì. Mi fai vedere per piacere in piedi? L'ho messo il mio, eccolo là. Ritorniamo cortesemente sui quadratini e vediamo se è risolto tutto. Allora, eccoci qua, vedi, è perfettamente in bolla. Scusa un secondo. Allora. E anche qui è perfettissimamente in bolla, vedi? Spero si veda bene dalle telecamere. Oggi qui con noi abbiamo Carlotta che circa un mese fa ha avuto una piccola distorsione alla caviglia sinistra e da allora si sono sviluppate delle dolorabilità, delle dolenzie nell'arco cervicale, quindi dobbiamo vedere se ci sono delle correlazioni. Allora Carlotta, inizieremo un attimo il nostro esame con una ricostruzione tridimensionale, okay, di tutto il tuo corpo, quindi dalla testa fino ai piedi con il nostro motifisio. La vede subito, vede, avendo un po' comunque una intelligenza artificiale letteralmente riesce a notare che tu a sinistra vedi hai delle problematiche sull'arto sinistro. Andiamo lì sul tappetino, guarda di fronte a me, girati verso di me, ti faccio vedere che la tua gamba sinistra non ti reggerà, ok, correttamente. Spingi in alto, ok? Allora rimani sulla destra intanto, quella buona. Ok. Rimani sull'arto destro, esatto, spingi in alto, questo vedi funziona perfettamente, e ora rimani sul sinistro, spingi in alto e invece qua non funziona affatto, ok? E ti faccio vedere anche un'altra cosa particolare che ti riesce a vedere un po' la mobilità cervicale, la può quantificare anche nel prima e dopo. Ti faccio vedere le rotazioni cervicali, ok? Vediamo da questo lato, riesce a ruotare 78 gradi, 79 gradi, eccolo qua. E da questo lato invece riesce a ruotare molto di più, fino a 102 gradi, ok? Quindi per farti capire che c'è una restrizione sul lato destro, è abbastanza comune che si possano creare delle problematiche del genere. Allora, vediamo un attimo la mobilità. Questa, vedi, la tua destra si muove perfettamente, la sinistra ha delle restrizioni soprattutto in lateralità, ok? Ora noi ce l'andiamo a sbloccare bene. Allora, morbida. Adesso è perfetta. Abbiamo delle problematiche anche su questo ginocchio e sul perone dal lato opposto, quindi ci andiamo un attimo anche a sbloccare.
Vedi, sistemata solo la caviglia, sei arrivata a 116 gradi, cioè giusto per farti capire quanto era importante, diciamo, la componente ascendente sul tuo sistema posturale. Ora andiamo a vedere però direttamente se ci sono delle problematiche ancora da sbloccare sull'area cervicale, anche se sicuramente sono minori. Ti faccio sedere, guarda verso di me. Eccoci qua. Io giro un attimo. Braccia. Mantieni, guarda, le dita aperte, ok? Tieni forte forte, non mi fare vincere. Ottimo. Chiudi, tieni forte forte, ottimo. Spingi tutto in basso, tutto in alto, aspetta, tutto in alto, ottimo, mantieni le braccia così, spingi in alto, e qua abbiamo una problematica sul lato destro, vedi? Quindi qualcosina da sbloccare c'è. Spingi all'esterno, anche qui. Queste sono le radici nervose della C4 e della C5, e adesso le andiamo un pochino a stimolare, a sbloccare. E andiamo a stimolare queste radici. E subito subito spingi in alto, è super forte, spingi all'esterno, è super forte, vedi? Un po' per magia. Adesso lasciami un po' morbido morbido il collo, guarda solo con gli occhi verso sinistra, ora guarda a destra, eccolo là, bella sistemata, ottimo. Allora ti faccio venire un attimo a pancia in alto. Qualche piccola restrizione l'abbiamo anche qui, ora la sblocchiamo. E qui si sente, eccolo qua, il problema delle viaggiatrici o delle studentesse, che si effettivamente crea una tensione a livello appunto dei muscoli della bocca, ok? Per favore apri e chiudi la bocca. Allora, spingi per favore contro la mia mano in rotazione. Aspetta, adesso vai. Lascia. Spingi qui. Lascia. Ok, libera. Butta l'aria.
terza lombare a destra, ora andiamo a sbloccare. Allora, uno, due. Lascia pure. Non mi aiutare. Su. Bene. Giù. Fai su e giù col piede. Solo con le dita. Ottimo. Allora, Carlotta, ti chiedo di venire cortesemente in piedi e ricontrolliamo se la tua stabilità è di nuovo corretta. Rimettiti qui. Rivolta verso di me, per favore, dammi le braccia, mantieni così, spingi in alto, ok? Mi rimani per favore sulla piede sinistro, spingi, e adesso sei super forte, va bene? E giusto per le tensioni che erano presenti qui, non ci stanno proprio più, la mobilità è eccellente, non c'è bisogno neanche di riprovare perché sono perfette, va bene? E quindi il nostro trattamento è assolutamente finito, grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima. Grazie a te. Ciao.
Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi qui Vanessa che è diventata mamma da un mese, e quindi congratulazioni. E viene da noi giustamente nel post parto per qualche mal di schiena muscolare probabilmente, ma ora lo attenzioniamo un po'. Chiaramente ha tenuto per tanto tempo, tanti mesi, un sovraccarico importante, quindi dobbiamo sicuramente riassestare un pochino questa povera postura. Sì. E altra cosa, chiaramente, logicamente ci sono tante tensioni anche nella componente miofasciale delle spalle, nel triangolo superiore, a causa chiaramente del cambio di postura che ovviamente si va a creare con un bimbo in grembo. Allora, prima di tutto ti vorrei fare dei piccoli esamini di mobilità. Intanto vediamo un pochino la cervicale, aspetta ti sposti i capelli, non spostiamo le spalle, le manteniamo bene dritte, gira, aiutami anche tu, ok? Abbiamo delle limitazioni che adesso quantifichiamo con il goniometro, giù, cioè gira, e anche di qua, quindi è una, diciamo, tensione anche poi che si ripercuote tanto sulla mobilità cervicale. Quindi noi andiamo subito a creare, vedi, arrivi appena ai 70, quasi 75, ok? Senza dover richiedere l'aiuto delle spalle, okay. Possiamo arrivare anche a 100 e certo. Più, ok? E anche molto più, lo dipende. Vediamo dal lato opposto. Un po' di meno ancora, quindi già non arrivi ai 70 gradi, proprio subito richiedi l'aiuto della spalla, vedi? Arrivi circa 67 gradi, ok? La prima cosa che ti chiedo da neomamma è se effettivamente stai riuscendo a riposare un pochino. No. Esatto, quindi immagino che anche questa stanchezza stia sì. Giocando a tuo sfavore. Giù la testa. Spingi in basso la testa e, come lecito, la forza nella muscolatura anteriore non c'è, a causa, al solito, del fatto che probabilmente anche per motivi legati allo stress personale sta stringendo molto i denti. Ho ragione? Sì. Ogni tanto ti stanno venendo dei mal di testa. Sì, mal di testa. Sì, vero? Ma questi mal di testa arrivano anche, scusa, dietro gli occhi, vero? Oppure sono più compressivi? No, più compressi, più da sì. Stress, sì, sì. Va bene. Allora ti chiederò un attimo di darmi, guarda, le mani, tutte e due, me le mantieni forti così e apri le dita, me le tieni forti, non mi fai vincere, bene, controlliamo le radici nervose, chiudi, mantieni forte, giù, perfetto, adesso spingi in basso, ottimo, in alto, ottimo, mantieni le braccia per favore forti qui, spingi in alto, benissimo, spingi di lato, ok, non hai niente da questo punto di vista, cioè chiaramente sei giovanissimo. Allora, ti chiedo cortesemente di metterti a pancia in su. Ok. Molto bene. Come preferisci dal punto di vista dei piedi, mi dai le braccia tutte e due e spingi verso di là, verso l'alto, ok? Mi stringi i denti per piacere, spingi in alto e... Ah, addirittura però ti regge, questa è una cosa molto sì. Buona. Questa è una cosa molto buona. Tocchi per favore qui. Questi due punti qui, sì. Mi sollevi la testa, spingi in alto e rimane debole. Questa è una cosa molto molto interessante, perché è una novità tra virgolette, perché non è una vera e propria novità, semplicemente è più raro da trovare, è semplicemente una cosa, una debolezza sempre identica della muscolatura anteriore, che però non dipende effettivamente dalla mandibola, anche se sembrava interessante. Allora fammi vedere un attimo da cosa possiamo lavorare. Tu soffri di sinusite? No. Non hai mai sofferto di sinusite? Se io ti faccio, guarda, questo tipo di picchiettamento, ti fa male? Ti viene no. Un po' di mal di testa? No. No? Così? No. Perfetto. Così? No. Hai mai messo l'apparecchio? Sì. L'hai messo? Ce l'hai ancora? No. Fammi vedere. No? Non li fai vedere i denti? Chiedi un po'. Ah, svelato l'arcano. No, beh, qua è una problematica più interessante, perché non è tanto una questione di muscolatura, questa è una problematica odontoiatrica molto interessante, si chiama open bite, che o deep bite, che ho la mandibola più esatto, sì, esatto. Apri la bocca,
Fletti la testa, quindi non toccare nessun dente, ok? Spingi in alto e i muscoli si rinforzano, ok? Se lei appena appoggia mm-hmm. i denti l'uno con l'altro, spingi in alto, diventa subito debole, ok? Quindi su questo lavoro sicuramente servirà l'aiuto del tuo dentista ancora. Per tanti altri anni. Ai. Per questo è anche molto importante la collaborazione osteopata odontoiatra, perché a volte si possono fare dei lavori veramente più interessanti e più profondi. Detto questo, andiamo a lavorare un attimo questa cervicale. Morbida. Guarda per favore la porta, ok? Sentiremo un piccolissimo click indolore. Mm-hmm. Ti chiedo adesso di guardare me. Ecco fatto. Hai visto? Nessun dolore. Zero. Vedi? Zero, zero, zero. Guarda il giardinetto, ok? Ora guarda me. Ecco fatto. Hai visto? Niente dolore. Sollievo. Fammi controllare adesso i tuoi muscoli, ok? Soprattutto psoas, che sono molto importanti. Spingi dritto il ginocchio, esatto, spingi con il piede verso il tetto, per favore. Ok, questo è molto stabile, posso provare un attimo qui, dritto il ginocchio, spingi in alto, anche questo è molto forte, questo è molto comodo, molto utile. Controlliamo i muscoli lombari, spingi verso di me, ottimo, spingi verso di là, debolissimo, ok? Questo è un test che si fa per il quadrato dei lombi, che è questo muscolo qua, che è quello che ti fa male a te. Sì, qua molto di meno. Vero. Qua molto di più, cioè proprio è importante la differenza. Vieni sul fianco verso di me, per favore. Ok, appoggia. Guarda, piega questa gamba. Questa la manteniamo invece così. Okay. Questa la manteniamo qui, vedi che ci sono. Questa qua comoda, okay. Allora andiamo a rinforzare questo muscolo in questo modo, stirandone i fusi neuromuscolari, così. Ok. Fa male qui? Sì. Un pochino, vero? Posso avere di nuovo per favore questa mano? Piega l'altra così ed estendi la seconda, eccola qua, così, okay. Tieniti l'abbraccio così, okay. Un bel respiro, lasciati morbida, butta, eccola là. Ti chiedo per piacere di girarti dall'altro lato. Manteniamo questa posizione, per piacere, Vanessa. Questo lo dai a me, questo lo dai a me. Non mi aiutare, per favore, faccio proprio tutto io, facile. Questo lo teniamo così. Un bel respirone. Butta l'aria. Eccolo là. Hai visto che bei scrocchioni? Pancia in su, appoggia tutti e due i piedi qui. Qui possiamo proprio notare una bella dismetria sinistra, ok? Si nota subito. La mostriamo proprio alle camere, proprio non sono in, diciamo, minimamente in equilibrio, come potete notare. Eccoci qua. Vediamo se combacia anche a pancia in giù, perché c'è anche questa possibilità. E combacia perfettamente. Quindi andiamo a mettere i nostri cunei. Sì. Risolve un po' tutto qui. È più comodo così? Sì. Perfetto. Mm-hmm.
rilassa le spalle, rilassale completamente. Questo proprio è uno scollamento, vedi, delle scapole che tu hai molto incollate, vedi un po'. Questo aiuta anche un po' di più nel respiro, nella tua postura. Guarda come sei tesa, Chiaramente ora devi tenere in braccio, allattare. Questo è un problema tipico del morso aperto, ok? Perché porta la cervicale, noi lo chiamiamo in gergo tipo fuori schema, ok? Un po' troppo in avanti rispetto alla normalità, rispetto anche alla postura della tua colonna dorsale. Quindi ti porta chiaramente delle aree di tensione molto più particolari, molto più profonde, ok? Sì, ma le senti. Le senti, certo, sì. Le senti tutte, infatti continua il tuo lavoro correttamente con il tuo odontoiatra, perché sicuramente non può essere solo questo risolutivo, ok, per te. Sentirai un bel calore con questo bellissimo macchinario che piano piano, vedi, con il calore e la pressione si sciolgono i muscoletti. Sì, è più morbido. Eccolo là, guarda come possiamo entrare adesso. Andiamo dal lato opposto. Deve essere già più libera di suo. Morbida, rilassati, rilassati. Brava, così. Rilassati, rilassati, rilassati. Rimani in questa posizione molto comoda, ok? Va bene la testa così? Ok, rilassati un po', completamente, anzi, morbida, morbida, morbida. Eccolo là, bello. Morbida, morbida, faccio tutto io, faccio tutto io. Non senti nessun fastidio se ti... Ecco. Sentito un bel click. Anche ti posso riportare più comoda qui. Allora, porta il braccio qui. Mi fai un respiro per piacere adesso. Bel respirone. Butta l'aria. Perfetto. Perfetto. Vieni a pancia in su cortesemente. Si può notare adesso che la dismetria è praticamente sparita, è pari a pari, quindi non era una dismetria reale ma funzionale, legata a chiaramente anche le tensioni muscolari che si scaricano un po' anche sul bacino, ok? Il bacino comunque può torcersi un pochetto e creare questi piccoli fastidi. Dritta per favore così, spingi verso il tetto. Perfetto, qua non c'è niente di particolare. Piega le gambe in questo modo cortesemente. Mi dai di nuovo le braccia cortesemente, dritta, dritta. Spingi in alto. Niente, nessun tipo di problema neanche a livello proprio pelvico. Okay. Quindi comunque è andato assolutamente tutto bene. Benissimo. Allora Vanessa, siediti, qua va tutto molto bene. E controlliamo di nuovo
la mobilità anche della tua cervicale. Esatto, aspetta, ti abbasso un pochetto perché adesso sei arrivata a 90 gradi, non arriveremo di più, ti okay. spiego perché, perché proprio non è possibile correggere con una terapia manuale soltanto la tua dentatura, questo è il nostro limite giustamente, ma è anche la nostra forza, la correlazione, la cooperazione tra i vari terapisti, ok? Questo è anche il vantaggio esatto di questo tipo di terapie, perché possono effettivamente aiutare tanto anche gli altri terapisti stessi. Questa siamo arrivati a 110 quasi, eh. Vediamo però, perché io sono un po' pignoletto, se possiamo fare qualcosina in più, ok? Morbida un attimo, rilassati completamente, eh? Sentirai il clicchino, morbida, eccola là, eh? Mi fai ricontrollare, giusto per, magari riusciamo a raggiungere un movimento anche più completo, però ripeto, se non andiamo a correggere anche e soprattutto direi a questo punto i tuoi denti, è facile che ritorni, ok? Quindi è più un mantenimento. No, arriviamo più o meno sempre allo stesso, no? Questo è molto importante, va bene Vanessa? Non devi assolutamente sottovalutare, okay, la componente odontoiatrica. Per il resto starai super bene, ti faccio rivedere, ti metti a pancia in su, sì. Che si è rinforzato tutto il muscoletto che era debole. Mi dai per favore le gambe, spingi verso di me. Adesso è diventata super forte e adesso qui non fa più male come prima, no, praticamente vero. Quasi niente. Vedi? Perfetto, niente. Rimettiti pure in piedi, è stato un grande piacere averti in studio, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza meravigliosa da mamma.